Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza. Mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Parola del Signore. Gesù, parlando con i discepoli, racconta di un uomo ricco e di un amministratore che viene accusato innanzi a lui di sperperare i suoi averi. Il padrone ordinariamente viene rappresentato come il Signore e la figura di Dio. E l'amministratore siamo noi, che siamo chiamati a rendicontare su quello che Dio ci ha donato. Dio ci chiama, così come il padrone, l'uomo ricco, che chiama il suo amministratore, che viene accusato di sperperare i suoi averi, i suoi tesori, i doni. Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare da ora in poi. Anche Dio, chissà cosa sente dire di noi, da parte degli angeli, o forse anche da parte di coloro che gridano giustizia. Anche noi, parlando a Dio delle trame di questo mondo, Dio chiederà conto a quanti avranno compiuto del male, delle cattiverie, delle ingiustizie verso di noi. Ci invita il Signore pertanto ad avere grande fiducia in Lui e a porre in Lui la nostra speranza. L'amministratore dice tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Sapeva fare solo quello l'amministratore. Zappare. Non ne ho la forza, non ne ho le capacità, non ne ho la maestria.
chiedere l'elemosina, mendicare. Mamma mia, che vergogna! Come? Io che amministravo i beni del mio padrone. Era solito, infatti, in Israele Gesù prende questa usanza, questa consuetudine, che alcuni latifondisti, alcuni signori, principi, condottieri che avevano ricevuto terre come ricompensa, come bottino delle guerre, delle spedizioni, lasciassero degli amministratori a governare e loro si prendevano i frutti del terreno, dividendoli con i loro amministratori, che rimanevano in loco a gestire gli affari, mentre magari i ricchi possidenti vivevano, chi a Roma ad esempio, chi invece magari in grandi città, in metropoli, oppure in luoghi di villeggiatura. E l'amministratore gestiva i beni dei dominus, dei signori, dei ricchi. Quest'uomo dichiara tra sé: so io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Si predispone, potremmo dire, il futuro in maniera decisa, chiara. Chiama ad uno i debitori del padrone e chiede ad un primo: tu quanto devi al mio padrone? E quello rispose: 100 barili d'olio. Era magari quanto aveva prodotto un campo. Di quei 100 barili d'olio vi era anche la sua parte. E questo amministratore dice: beh, prendi la tua ricevuta, siediti, cioè diventa padrone, e scrivi, cioè fissa, 50, la metà. Di fatto al padrone, è vero, doveva 100 barili d'olio, ma in quella parte vi era anche la quota dell'amministratore, che probabilmente era la metà. Per cui quell'amministratore che viene accusato di essere disonesto sa di non poter accumulare la sua parte, non ha dove metterla. Lui amministrava la casa del suo padrone, per cui non avrà neanche una casa, non avrà deposito, non avrà nulla dove poter custodire, conservare la sua parte. Per cui dice al debitore: beh, dai al mio padrone quello che è la sua parte, la mia parte poi vedremo noi. Ad un altro domanda: tu quanto devi? E quell'altro rispose: 100 misure di grano. Mamma mia, una grande somma, un grande debito. Beh, gli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il mio 20% e tiro da parte. Dai al padrone quello che è giusto dare al padrone. Con lui hai questo debito, la mia parte poi, beh, si vedrà. Il padrone annota Gesù in questa parabola e l'evangelista Luca ce lo racconta, ce lo narra. Il padrone lodò
quell'amministratore che era stato dichiarato disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. Beh, Gesù ci dice che il padrone loda quell'amministratore che intanto era stato accusato di disonestà, ma forse non sappiamo se fosse realmente disonesto. Probabilmente era scaltro, probabilmente era intelligente. E magari suscitava questo gelosie di altri che volevano prendere il suo posto. E forse ben per questo che era stato denunciato di disonestà. Magari era solo una calunnia. Ma il padrone capisce. E quell'amministratore dichiarato disonesto dagli altri era invece scaltro, non disonesto. E lo loda. Beh, perché loda quell'amministratore? E anche Gesù ci parla di questa lode ad un amministratore apostrofato e accusato di essere disonesto. Non loda la disonestà il Signore, ma loda la decisione, l'intelligenza, il coraggio, l'audacia di cambiare vita, di accettare anche quella che è un'ingiusta condanna. E di dare una svolta, un taglio al passato. Non va lì a scusarsi. Per chi si fida di te, non c'è bisogno di prove. Per chi non si fida di te, le prove non basteranno mai. Dio ha fiducia in te. E anche quando ci sarà qualcuno che dinanzi a lui ti accuserà di essere stato disonesto, di non aver usato i doni, talenti, carismi con cui egli ha impreziosito la tua vita, noi abbiamo un paraclito, un difensore, colui che ci scuserà, ci giustificherà, anzi ci ha già giustificato dinanzi al Padre, dinanzi al Giudice, che passerà in rassegna la nostra vita. È vero, i figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce, possono magari cercare di imbrattare e imbruttire i figli della luce. Quanta persecuzione, quanta cattiveria. Nella lettera a Diogneto, uno scritto dell'era apostolica, si dice che molti odiano i cristiani, ma qualora domandassero il motivo dell'odio che nutrono verso di questi, non sanno addurre ragioni. I figli di questo mondo, i figli delle tenebre, sono più scaltri. I figli della luce devono rimanere fedeli. Beh, il padrone loda quell'amministratore che non ha agito in maniera disonesta. Ha defalcato la sua quota. E lo ha fatto presente al padrone. Quella è la tua parte, padrone. Prendi il tuo. Io non ho mai preso null'altro. Padrone, se io non ho dove andare, tant'è che penso
che non avrò la possibilità di andare né a zappare e mi resta solo da mendicare. E non ho una casa, sicché dovrò pensare a qualcuno che mi accolga in casa sua. Beh, padrone mio, sicuramente non ho accumulato nulla. Anche noi su questa terra proviamo ad accumulare tesori nel cielo. Su questa terra lasceremo tutto, perché tutto abbiamo trovato su questa terra. Forse lo abbiamo sistemato meglio, forse lo abbiamo migliorato. Casomai ne avessimo avuto i mezzi, gli strumenti, o casomai qualcuno non avesse per invidia, cattiveria, gelosia, distrutto. Forse anche quello che Dio ci aveva messo in cuore di fare, di realizzare. Signore, quando giungerò dinanzi alla tua porta, avrò con me solo le opere buone che avrò potuto e saputo fare. E quando tu mi dirai di venire da te, anch'io penserò di voltarmi indietro e di dire al tuo beato apostolo Pietro: Pietro, chiudi la porta, perché io rimango qui. Grazie, Signore, perché tu, almeno tu, ci accogli sempre nella tua casa.